Salve a tutte! In questo giovedì 19 novembre vediamo insieme cosa succederà nelle puntate del Paradiso delle Signore che andranno in onda da lunedì 23 fino a venerdì 27. Pronte? Iniziamo! Roberta ha deciso di non partire. Come sapete, la professoressa Barone le aveva dato l'opportunità di trasferirsi a Bologna per lavorare come ingegnere e quindi incominciare una nuova vita. La ragazza però ha scelto di continuare il suo lavoro al Paradiso e di rimanere a Milano specialmente per Marcello. Quest'ultimo però ha una sorpresa proprio per lei. Il ragazzo infatti ha deciso di far partire Roberta per Bologna e di seguirla. Silvia ed Adelaide discutono pesantemente. La contessina ha infatti scoperto che il vero padre di Federico è Umberto. Da quest'ultimo però si fa promettere di non dire mai nulla e dunque di non svelare a nessuno questo importante segreto. Adelaide poi si diverte ad umiliare Silvia e per questo le due donne finiscono col litigare. Intanto proprio Luciano guarda verso il futuro con Clelia. L'uomo, dopo una lunga ricerca, trova un appartamento da condividere con la sua amata e quindi può lasciare per sempre la casa che per anni ha condiviso con Federico e con la donna che ormai è la sua ex moglie. Marcello ha deciso di trasferirsi a Bologna insieme a Roberta perché vuole che questa si realizzi lavorativamente. Il giovane comunica la sua scelta al suo socio e amico Salvatore, ma questo non la prende assolutamente bene, anzi, le cose così iniziano a complicarsi, ma Marcello non rinuncia al pensiero di lasciare Milano con la sua amata, anche se questa ancora non sa niente. Luciano e Umberto vengono a sapere della lite che c'è stata tra Adelaide e Silvia. Così decidono di stringere un patto di segretezza. Dunque Federico non dovrà mai sapere chi è il suo vero padre. Purtroppo però accade qualcosa di imprevisto. Stefania infatti scopre questo importante segreto ascoltando una discussione tra la zia Ernesta e Silvia. Il rischio è che la ragazza riveli tutto a Federico. Per il magazzino di moda milanese, questo è un periodo d'oro. Arrivano i pantaloni da donna e ciò fa impazzire letteralmente le Veneri, che fanno a gara a chi deve indossarli prima. Così a Vittorio viene una bella idea per l'evento dedicato al ciclismo che si terrà nel fine settimana. Intanto, il marito di Marta scopre che sua cognata Beatrice ha trovato lavoro e che quindi rimarrà nel capoluogo meneghino ancora per un bel po'. Bene, queste erano le anticipazioni del Paradiso delle Signore. Secondo voi, alla fine, Roberta andrà via oppure no? Chissà, questo lo scopriremo sicuramente nelle prossime puntate. Intanto, io vi saluto e vi do appuntamento a domani.